Mister Antice, a guardare il punteggio non si direbbe, insomma, che l'Accademia ha tenuto veramente molto bene il campo fino a 10 minuti dalla fine. Sì, purtroppo sapevamo che, cioè, vista comunque la differenza tecnica delle squadre, dovevo per forza tenere un pochino il ritmo alto e di conseguenza siamo stati costretti a essere un po' più aggressivi, giustamente. Però sono molto soddisfatto, a parte perché il risultato comunque è troppo largo. Fino a quarto alla fine stavamo 2-1, risultato in bilico, abbiamo avuto anche due occasioni per fare il 2-2, quindi la partita stava in bilico. Purtroppo poi ho fatto un errore tecnico, perché ho tolto Santone, che in quel momento non dovevo togliere, però l'avevo tolto perché volevo provare a vincere la partita e per lasciarmelo per dargli 5 minuti di pausa. E appena tolto Santone abbiamo preso due gol, quindi purtroppo ce l'ho un pochino sul groppone io. Però togliendo questo, alla fine è stata una partita che noi siamo andati in campo contro la squadra più forte tecnicamente del girone. A un certo punto sul 2-1 stavamo giocando con 2001, 99, 2,96 e più il portiere che è 96. Quindi comunque abbiamo fatto grossissimi passi avanti rispetto al girone d'andata e stiamo andando bene, però purtroppo durante i 60 minuti abbiamo qualche piccolo passaggio a vuoto che comunque ci pregiudica un po' il risultato. Anche sabato scorso abbiamo perso 1-0 con l'Anzio, abbiamo preso gol a metà secondo tempo su una disattenzione da calcio d'angolo, abbiamo sbagliato due volte l'1-1, di cui uno all'ultima azione il portiere in movimento, la palla è uscita di un millimetro. Quindi quando è così, quando si lavora con i giovani, purtroppo si devono commettere meno errori possibili a partire da me. Quindi lo sapevamo, lo sappiamo, però sono molto soddisfatto togliendo tutto di quello che si è creato, del livello che stiamo avendo, perché comunque è tutto il girone di ritorno che giochiamo alla pari con tutti. Poi purtroppo perdi le partite per episodi, ma ci può stare, quindi noi dobbiamo continuare a migliorare, dobbiamo comunque continuare su questa linea qua. Cristian Trobbiani, un'altra partita è stata portata a casa contro un'ottima avversaria con tanti giovani che, insomma, fino a 10 minuti dalla fine ha giocato veramente un buon futsal. Vero, vero, loro anche all'andata ci hanno dato del filo da torcere, abbiamo vinto all'ultimo minuto nel campo all'aperto, dove noi, ahimè, troviamo un po' più di difficoltà, perché comunque che se ne dica, il futsal e il calcio a 5 è indoor. Però devo dire che giovani, anche giovani buoni, di buona caratura, e niente, allenati comunque da Emiliano Antici, che è stato il mio primo allenatore in questo sport. Lui è un motivatore, è un tecnico, è un tattico, quindi ci capisce e fa giocare bene le proprie squadre. Poi naturalmente alla lunga ha fatto la differenza all'individualità e il collettivo che lo United ha rispetto all'Accademia, però è stata una buona partita. Venite anche dal risultato positivo di Coppa, che comunque non vi mette proprio al riparo da un ritorno sicuramente caldo a Ciampino. Guarda, le partite vanno sempre giocate, l'avversario è stato un avversario di tutto rispetto. Purtroppo ci siamo fatti, cioè, per noi la partita è finita al 28esimo e in due minuti abbiamo preso due gol, perché sai, andare a Ciampino con 4 gol di vantaggio in questa Coppa è una cosa, andare a Ciampino in vantaggio con due gol è sempre positivo, perché, cioè, loro tra virgolette hanno esultato sul 7-5, perché comunque per loro è un buon risultato fatto qui. Noi andiamo lì giocandoci la partita, assolutamente cercando di vincere, perché a questo punto non ci possiamo naturalmente tirare indietro, cioè, vediamo le Final Four e mi auguro che questa squadra, che merita comunque un tetto più alto, arrivi alla fine alla meta e all'obiettivo che ci siamo fissati a inizio anno.